Rete 8 dedicherà 4 trasmissioni a partire da domenica 17 ottobre, ore 20, alla figura di Liliana Merlo, ballerina e docente pioniera della danza in Abruzzo. Chi è stata Liliana Merlo? Posso rispondere come figlio, cioè come testimone, diciamo, della sua vita, e poi posso rispondere da un punto di vista più, diciamo, di carattere storico, perché io sono un umanista di formazione e quindi, diciamo, trovo normale, naturale impostare le cose anche in quel modo. Da un punto di vista, diciamo, biografico, personale, mia madre è stata una persona assolutamente fondamentale per me, per mio fratello, ovviamente, per mio padre. E credo che si potrebbe abbinarla, per cercare di descriverla, al personaggio di una poesia argentina che lei di tanto in tanto mi ricordava e che parla di un uomo che cammina su di una strada, su di una specie di piccolo viottolo di campagna, e di tanto in tanto si ferma qua e là appena trova una casa, qualcuno, e semina e pianta un albero. Ecco, questo era, secondo me, mia madre, era una seminatrice, era una persona che amava cercare di abbellire il mondo, e il proprio lavoro era proprio finalizzato a questo, non credo che ci fossero altre ragioni, era qualcosa che la spingeva soprattutto a donare, a dare agli altri. Non c'è altra spiegazione al perché abbia dato a questa sua attività tutta questa abnegazione, tutto questo grande... Questa grande voglia di dare, perché credo che fosse quasi che avesse quasi una dimensione di tipo sacrificale per lei, quasi come chi va in un mondo dove non ci sono i beni fondamentali come l'acqua, il cibo, eccetera, un po' come delle missionarie, insomma. La sua filosofia era questa. Da un punto di vista storico, io credo che mia madre possa essere definita la persona che ha materialmente portato la danza in questa regione. Ha ricordato l'Argentina perché Liliana Merlo era nata in Argentina, poi giovanissima era arrivata in questa città. Perché è importante ricordarla? Ma io penso soprattutto per l'esempio di stile, di equilibrio, soprattutto di equilibrio che lei ha dimostrato nel proprio lavoro. Perché vede, oggi ci sono tendenze molto estremistiche nel campo della danza, cioè si tende a considerare quest'arte o come qualcosa di semplicemente edonistico, qualcosa di molto bello da vedere, però effimero, insomma, una volta conclusa non lascia niente dietro di sé, oppure qualcosa di, al contrario, un po' troppo vincolato a
limiti di natura concettuale, intellettualismi, cerebralismi di vario genere. Ecco. Mia madre ha sempre visto con molto sospetto entrambi questi due tipi di espressione artistica ed è riuscita per tutta la sua vita, il proprio lavoro, a percorrere quel sottilissimo spazio che si trova, questa linea di confine che si trova tra questi due confini. E quindi è stato un esempio di grande stile, di grande eleganza e di grande equilibrio.